La mia analisi parte dalla constatazione secondo cui la convinzione per cui non è possibile parlare di identità omosessuale si basa su 4-5 assiomi che sono verità non dimostrate, che si danno per vere, per scontate, senza bisogno di dimostrarle in base a documenti. E sono talmente diffusi, sono talmente di moda nel mondo storico che non vengono più neanche percepiti. Direi che la primissima è la visione dell'identità come una questione statica, come una specie di montagna che in quanto statica ci sta in mezzo alla strada, ci impedisce il cammino e attorno alla quale noi dobbiamo girare per poter essere liberi di muoverci. Da qui l'esplosione dell'identità omosessuale in una miriade mai terminata di sottoidentità. Quello che 50 anni fa era definito omosessualità, omosessuale, è diventato gay, lesbica, trans, bisex, intersex, asex, polisex, queer, gender queer, c'è dentro veramente di tutto. E l'errore in questo approccio, secondo me, è che l'identità invece è una questione dinamica, è una questione dialettica, come è tutta la realtà umana in realtà. L'identità è la riva del mare, non potete mai dire esattamente in quale punto finisce il mare e in quale punto inizia la terra. È ancora, secondo me, ancora meglio la riva di un fiume che nel corso dei secoli cambia di percorso e di significato. Pertanto la pretesa di stabilire un'identità valida per tutti e per tutti i secoli è una pretesa sbagliata, perché non si rende conto di qual è l'oggetto di cui stiamo parlando. C'è una celebre frase che ho sentito attribuire a moltissime persone, a me era arrivata come una frase di Natalie Barney, poi l'ho vista attribuita a Noam Chomsky, comunque non è importante chi l'abbia detto. Io sono io perché quando torno a casa alla sera il mio cagnolino mi riconosce. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'identità appunto è una questione dinamica, che ha un aspetto interiore, io so di essere me, ma ho bisogno dello sguardo degli altri per potermi riconoscere come me. La mia identità è sempre un equilibrio fra quello che io penso di essere e quello che gli altri mi dicono che io sono. Se persino il mio cagnolino dice sì, tu sei la mia padrona, la mia fornitrice di crocchini a mezzogiorno, io so di essere me stesso. Questa questione è molto importante nella questione omosessuale se pensiamo per esempio alle problematiche delle persone transessuali che hanno un costante bisogno di legittimazione dello sguardo degli altri. Non è sufficiente per se stesse autodefinirsi persone che appartengono al genere di elezione. Hanno bisogno che anche gli altri abbiano questo riconoscimento. Io credo che il caso del transessualità sia il caso più chiaro che dimostra l'aspetto dinamico di compromesso, di punto di incontro tra sguardi diversi. Il mio sguardo interiore verso l'esterno e lo sguardo degli altri verso di me. Questa premessa è necessaria perché se lo sguardo esterno è importante, allora in quei secoli in cui la parola, il concetto di omosessualità non esistevano, questo sguardo degli altri verso una mia identità omosessuale era semplicemente impossibile. E allora il mio discorso si baserà su due piani. Uno, a non dimostrare, perché ripeto, in un quarto d'ora non ce la faccio, però suggerire che l'idea che l'assenza della parola comportasse l'assenza del concetto è sbagliata, e l'altra seconda parte invece il fatto che esistono all'interno del mondo antico dei modi di reputarsi, di concepirsi, nei quali lo sguardo, il mio sguardo, è sovrapponibile a quello delle persone definite in modi diversi dal mio del passato. Ho accennato prima agli assiomi fondamentali, gli assiomi su cui si sbaglia. Uno è il presentismo, cioè la convinzione secondo cui tutta la storia passata possa essere misurata sul metro del presente e debba essere misurata sul metro del presente.
Per cui, se io cerco l'omosessuale nel Medioevo del 1300, siccome oggi i gay sono quelli che vanno in sauna, per trovare i gay devo andare a cercare le saune. Questo è quello che ha fatto, per esempio, John Boswell nel suo libro sul Medioevo, e siccome lui sostiene che i gay esistevano, è riuscito a trovare le saune gay nella Parigi del 1300 a costo di trasformare dei bagni pubblici in saune gay. Non gli è neanche passato per la mente che possono esistere stili di vita omosessuale che prescindono dalle saune. Viceversa, invece, è esistito l'atteggiamento di chi tutta la storiografia queer è andata a guardare la Parigi del 1300, ha visto che non c'erano saune gay, giustamente non c'erano, e ne ha dedotto che quindi non esisteva l'omosessualità. Sono entrambi a sguardi sbagliati, perché la domanda da farci è: ma perché mai i gay del passato, per essere gay, dovevano comportarsi come noi? Perché dovevano fare le nostre stesse cose? E questo problema diventa possibile solo in base a un secondo assioma nascosto, che è l'imperialismo. La convinzione che lo stile di vita di un certo gruppo di persone di una certa epoca, cioè, guarda caso, i gay americani delle grandi città degli anni 1980-2010, sia lo stile omosessuale. Esista una omosessualità, tanto è vero che gli storici parlano della costruzione storica dell'omosessuale al singolare, e nuovamente tutte le figure omosessuali della storia, ma anche del presente, vanno una per una confrontate con questo stile di vita del gay urbano, quello di Castro Street, di Greenwich Village, per capirci, e se non corrispondono a questa figura, non sono veramente omosessuali, non sono omosessuali moderni. L'aspetto part Io ho insistito molto su questo aspetto perché l'Italia si configura da sempre come luogo di confine fra due culture dell'omosessualità diversa, l'omosessualità nordica e l'omosessualità mediterranea. Da Roma in giù i criteri di tassonomia, di catalogazione di che cosa è l'omosessuale cambiano completamente. E l'Italia è un esempio di come visioni completamente diverse, una basata sull'orientamento, l'altra basata sul ruolo di genere, riescano a convivere e formare un'unica comunità mescolate insieme. Nel mio libro io affermo che questa è la condizione normale della storia dell'omosessualità, ossia che in ogni momento storico sono esistite molti ruoli sociali dell'omosessuale diversi che hanno coesistito insieme, una volta prevalendo l'uno, una volta prevalendo l'altro, ma non si può parlare della omosessualità, ma al massimo delle omosessualità al plurale. Le omosessualità sono sempre un fenomeno plurale. E qui c'è il terzo assioma nascosto, appunto, lo storicismo, la convinzione che la storia abbia una progressione verso il meglio, per cui noi siamo la punta di una piramide che i nostri avi, meno moderni, meno bravi di noi, non erano ancora riusciti a raggiungere. Infatti noi siamo gli omosessuali moderni. Quelli di 100 anni fa, no, mica erano moderni loro. Quindi c'è una presunzione che tecnicamente in gergo storico si chiama appunto storicismo, che vede nella storia un progresso da una fase inferiore a una fase più perfetta, che siamo noi, guarda caso. Questo assioma è negativo nel momento in cui non ci fa notare come alcune tassonomia, alcuni modi di catalogare l'omosessuale nell'antichità siano presentissime nel presente e come certi modi di pensare che noi riteniamo assolutamente moderni, contemporanei, inventati da noi, si trovino invece in documenti di 2000 anni fa. Questo perché non c'è un'evoluzione progressiva verso l'omosessuale del XX secolo, tada! Ma c'è un fiume carsico che nel corso della storia continua a emergere alla superficie, andare sottoterra e si incrocia con le acque di altri fiumi. Ad esempio, io vi dirò che credo che non esista nessuno in Italia che non sappia che io sono totalmente contrario alla lettura queer della storia omosessuale. Io sono convinto che la lettura queer, che
che viene fatta oggi stia riesumando tantissimi aspetti della teoria ottocentesca del terzo sesso, delle situazioni sessuali intermedie, Magnus Hirschfeld, che erano completamente passate di moda dopo gli anni 30. Viceversa, se voi leggete alcuni testi, per esempio astrologici, di epoca ellenistica, trovate espresso in modo chiaro il concetto di eidichia, tradotto in latino come inclinatio, che vogliono dire entrambi inclinazione, orientamento, predisposizione verso un modo di essere. Nella letteratura latina e greca noi troviamo degli individui che sono per natura fusi, che hanno una preferenza per natura verso persone del loro sesso o verso persone del sesso opposto, e persone che hanno una preferenza per entrambi. In un documento dell'antologia palatina queste persone vengono chiamate peridezio, ambidestri, che è un termine che credo che chiunque di noi possa riconoscere come bisessuale. Quindi noi non abbiamo inventato delle tassonomie, anche se è vero che dopo l'epoca classica queste tassonomie, posso usare questo termine, questi modi di catalogare la sessualità umana sono passati di moda e sono stati sostituiti. E qui c'è l'ultimo errore metodologico che noi facciamo studiando la storia antica, che è confondere il piano prescrittivo con il piano descrittivo. Questo è un errore inevitabile in chi segue la scuola di Michel Foucault, perché Foucault fa una riflessione sul potere, sui discorsi del potere, su come si costruisce il potere, e quindi è inevitabilmente attratto da quello che sta studiando, i discorsi del potere. Il problema è che i suoi epigoni non sono stati tanto attenti quanto lui, si sono lasciati sfuggire il fatto che Foucault stava cercando di spiegare in che modo si crea il discorso prescrittivo. Io l'ho visto trattare molte volte nei testi storici come fosse un discorso descrittivo, cioè il testo teologico, il testo giuridico che dice tu devi fare così, diventa un testo in cui nell'antichità i nostri antenati pensavano che gli omosessuali fossero così. La famosa frase di Foucault, che Halperin, che è un suo grande seguace, nega che vada intesa in questo senso, quindi posso dire senza timore di dire una cosa molto eretica che è stata presa in senso sbagliato, secondo cui nell'antichità non esiste l'omosessuale, che è un'invenzione moderna, 1869, esistono solo recidivi, persone che ricadono nello stesso peccato, nello stesso reato. Questa frase è stata capita male, in quanto ciò che è recidivo è l'omosessuale in base ai testi normativi, ai penitenziali della Chiesa Cattolica o alle leggi. Le leggi non conoscono orientamenti, conoscono atti. I confessionali non puniscono pensieri, puniscono azioni. Ed è quindi logico che un testo giuridico non possa fare altro che elencare atti, che un testo teologico non possa fare altro che elencare atti. In effetti, quando io dico i nostri antenati conoscono il concetto di orientamento già in epoca greco-romana, dico una cosa che non è più vera se passiamo nel Medioevo, quando esiste un pensiero che è quello teologico cristiano, che ha preso dallo stoicismo il concetto di natura della sessualità, che la chiama in altro modo, la chiamerà libido, per esempio. Se volete, se ci fosse tempo, perché ho paura di non riuscire a stare nei minuti che mi sono stati dati, San Pier Damiani, nel suo Liber Gomorrianus dell'undicesimo secolo, fa tutto un ragionamento sul sodomita, negando che quella del sodomita sia un orientamento. Quindi San Pier Damiani pensa che non esistono orientamenti sessuali. No, lui pensa che esista un unico orientamento sessuale, quello naturale, quello dato da Dio, il naturalis appetitus, che spinge l'uomo verso la donna e la donna verso l'uomo per generare figli. E io richiamo la vostra attenzione su questo modo di vedere le cose, perché voi lo ritrovate oggi nelle sentinelle in piedi.
Se voi andate sui loro siti Facebook, sui siti Twitter, vedrete che continuamente sostengono che gli orientamenti sessuali non esistono, che il concetto di orientamento sessuale è un'invenzione della lobby gay e dei genderisti, perché esiste soltanto la natura. La natura umana, che è quella voluta da Dio per la riproduzione, che spinge l'uomo verso la donna e la donna verso l'uomo per fare figli. Tutto il resto è patologia e quindi curabile con le terapie riparative. E il mio rimprovero alla pensiero queer è che nel momento in cui nega appunto l'esistenza degli orientamenti rischia di cadere nella trappola di questo tipo di impostazione teologica e teleologica della sessualità, senza rendersi conto che hanno ragione i no gender quando dicono che il concetto di orientamento l'hanno inventato gli omosessuali. È vero, l'hanno inventato quando hanno cominciato a parlare, e qui arriviamo alla seconda parte del mio discorso, di noi e loro, di noi e voi, di io e gli altri. Io, per quanto sia andato indietro, ho trovato attestazioni molto precoci di una coscienza di sé, virgolette, omosessuale. Ah, scusate, ho dimenticato un'ultima fallacia metodologica prima, che è il nominalismo. Il ritenere che se non esiste il significante non può esistere il significato. Se non esiste la parola non può esistere ciò che la parola designa. Io sono un realista, non un nominalista, quindi sono convinto che le parole siano pure etichette. Noi, il rapporto, questa frase non è mia ovviamente, ma era del mio professore di storia della filosofia, il rapporto tra una parola, tra significante e significato, tra parole e cosa definita, non è il rapporto che c'è tra un chilo di carne e il brodo che se ne tira fuori, non è l'essenza di quella carne, ma è il rapporto che c'è tra un cappotto in un guardaroba in discoteca e il cartellino che ci viene dato per riconoscerlo quando usciremo. Qualunque cartellino, qualunque numero, di qualunque colore, è altrettanto valido per definire quel cappotto. E mi permetto una, visto che siamo in occasione del premio, mi permetto un'aggiunta che non è storica, ma è più una riflessione politica in questo istante: l'assenza di etichette è un'etichetta. La richiesta di sfuggire dalle etichette eteronormative, come per esempio omosessuale, è essa stessa un'etichetta. Io questa richiesta non l'ho mai sentita fare da nessuno che non fosse omosessuale represso, perché le persone eterosessuali non hanno nessun bisogno di evitare l'etichetta. L'esempio che faccio sempre è: ho 10 barattoli, ci metto dentro delle polveri bianche, la farina, lo zucchero, il sale, 9 li etichetto, farina, zucchero, sale, uno, vabbè, il sale lo lascio senza nessuna etichetta. Domanda: secondo voi come farò a riconoscere il sale? È l'unico barattolo che non ha l'etichetta. Come faccio a riconoscere un omosessuale? È l'unica persona che non ha il coraggio di avere un'identità pubblica e di dire io sono omosessuale, ok? Perché gli eterosessuali non sanno neanche di essere eterosessuali. Se chiedete a un eterosessuale, io sono omosessuale, tu cosa sei? Io sono normale. Ed è lo stesso problema che ho avuto io quando ho frequentato i sordi gay a Milano. Loro erano sordi, io che cos'ero? Non avevo neanche una parola. Uno sordo? Un udente? Sono stati loro a insegnarmi la parola. Ed è una cosa che viene fuori continuamente. È la minoranza che ha bisogno di definirsi, non la maggioranza. Abbiamo una parola per definire uno zoppo, ma per uno che non zoppica che parola abbiamo? Eccetera, eccetera. È ovvio che siamo stati noi omosessuali a inventare la parola omosessuale, ma mica solo quella. Abbiamo inventato la parola invertita, abbiamo inventato la parola omofilo, abbiamo inventato la parola gay, abbiamo inventato la parola transessuale, abbiamo inventato la parola travestito, abbiamo inventato la parola queer, vi basta? E poi sarebbe stato il mondo medico a imporci un'identità. No, è stato il mondo omosessuale, nel libro dedico 2 capitoli a questo, a dimostrare come i medici dell'Ottocento abbiano identificato una minoranza che stava sgomitando per avere un riconoscimento pubblico, dicendo noi non siamo delle persone moralmente corrotte, ma siamo un gruppo sociale che fino ad oggi non ha avuto un riconoscimento e vogliamo che la scienza ci riconosca. I medici, di fronte a questo sgomitare, hanno detto sì, sarete anche un gruppo a sé, ma siete un gruppo malato, e hanno cominciato a usare i bollini per etichettare. Però l'esempio è lo stesso degli anarchici.
abbiamo degli studi di Cesare Lombroso sulla costituzione criminale degli anarchici, addirittura le stigmate degenerative. Lui studiava i crani degli anarchici per dimostrare che uno diventa anarchico per tara morale, ma io voglio sfidarvi a trovare qualcuno che sostiene che nell'Ottocento c'è stata una costruzione medica dell'anarchia. C'è stata una criminalizzazione, una patologizzazione del pensiero anarchico, esattamente come c'è stata una criminalizzazione della realtà omosessuale. Io non sto guardando l'orologio, per favore tenetemi voi il tempo. Anche per un pochino, tranquillo, non c'è problema. Allora, nelle mie ricerche storiche io ho trovato presenze di conventicoli di omosessuali, di sodomiti per carità, non voglio usare la parola omosessuale, anche se sono convinto che siccome le parole sono semplicemente etichette, noi potremmo semplicemente metterci d'accordo su dire omosessuali rinascimentali, omosessuali medievali, omosessuali romani, esattamente come in storia si fa già normalmente. Se io dico contadino romano, non sto parlando del contadino medievale e non sto parlando del contadino di oggi, sono realtà completamente diverse. Se io dico servo parlando di Roma, non sto parlando del servo di oggi, perché il servo era schiavo. E se parlo del servo della gleba era una cosa ancora diversa. Quindi noi storici siamo abituati ad usare degli aggettivi per specificare che le stesse parole nel corso dei secoli cambiano il significato, perché cambia il contesto storico. La parola donna, la parola famiglia non hanno lo stesso significato nel XII secolo e oggi. In epoca romana la famiglia è l'insieme delle persone possedute dal pater familias, quindi innanzitutto gli schiavi, i figli e la moglie, perché è un suo possesso. Ok? Quando c'è Cicerone che parla di, cos'era, Clodio che viene cum familia lungo la strada per ammazzarlo, non è venuto con la moglie e i figlioletti, è venuto con una turba di schiavi con i bastoni per picchiarlo, perché famiglia voleva dire questo. Questo c'è sufficiente per negare che esisteva la famiglia in epoca romana? Semplicemente costrutti sociali analoghi, non identici, perché per esempio la famiglia romana comprende lo schiavo, ma lo comprende anche la famiglia rinascimentale. Il fatto che gli schiavi neri in America abbiano preso il cognome dei loro padroni è dovuto a questo fatto. Lo schiavo fa parte dello stato di famiglia del padrone, fino all'abolizione della schiavitù. Quindi se noi riusciamo a paragonare la famiglia del 2000 con la famiglia del 1600 e la famiglia del 500, perché non è legittimo paragonare l'omosessualità dell'epoca con l'omosessualità di adesso? La non legittimità non deriva da una problematica storica, deriva da una volontà politica di stabilire che l'omosessualità è una costruzione, è un'invenzione sociale, che l'omosessualità non esiste in sé, ma solo come creazione sociale che è stata creata nell'Ottocento, ma può essere anche fatta sparire nel nome di tornare tutti in questo grande magma, in questo fluidificamento generale a cui ambiscono i queer e il loro pensiero. Contrariamente invece a questa visione, io trovo conventicole di sodomiti già nell'Italia medievale. C'è il caso interessantissimo della cerchia dei poeti perugini nella Perugia del primo 300, in cui addirittura viene inventato un linguaggio gergale in cui si scrivono poesie a doppio senso che gli studiosi eterosessuali finora non sono stati in grado di decifrare. C'è una poesia molto celebre, Peccavi Domine, in cui uno di questi poeti si inchina davanti al suo signore dicendo: Signore, ho peccato, merito la tua punizione, dacci sotto, colpiscimi, e più forte mi colpisci e più io godrò. Signore con la S minuscola, non con la S maiuscola. E la cosa ridicola è che se si legge l'insieme di queste poesie, la cosa è patente, chiarissima. Il gergo usato da questi poeti viene riutilizzato dai Burchielleschi nel 1400 a Firenze, da Berni nel 500, eccetera. Chi insegna storia della letteratura, scegliendo di non volere vedere questi doppi sensi, fa un atto di intenzionale censura. E lo fa doppio, chi essendo gay nega che si possa dare un significato di questo genere. Sicuramente se queste persone formano delle conventicole, delle cerchie, dei gruppi, chiamateli come volete. Ci sono degli studi, quello di Michael Rock sulla Firenze
del Rinascimento. Rocca è un costruzionista storico sfegatato, quindi rifiuta di vedere quello che ha sotto gli occhi, ma quello che vede è che esistono gruppi di persone che si frequentano fra di loro sulla base della condivisione di un gusto. Non chiamiamolo orientamento, chiamiamolo semplicemente gusto, e che ti trasmettono una sottocultura di generazione in generazione. Secondo Michael Rock, questa non è una cultura omosessuale, perché l'omosessualità non esisteva, è la sottocultura maschile della Firenze del 400. Chiamatela pure Giuseppe se volete, per me la potete chiamare con qualunque etichetta, sempre quel barattolo lì è, con o senza etichetta. Abbiamo Pacifico Massimo d'Ascoli, che nel 1400 scrive un libro oscenissimo, Le Catalegium, nel quale fa dei salti mortali di doppi sensi in lingua latina e gioca intenzionalmente sulla sua identità di sodomita. Addirittura dice: io sono passivo, i miei genitori mi hanno chiamato Pacificus perché la natura, perché sapevano già che la natura mi aveva fatto Pacificus. Cioè, i miei genitori mi hanno chiamato pacifico, facendolo derivare non da pace, ma da patico, sodomita passivo. Chiaramente i miei amici queer che corrispondono con me dicono: no, hai capito male, non poteva voler dire quello. Va bene, per carità. Però allora abbiamo la Siviglia del 1600, in cui ormai il gergo è esplicito, in cui ci sono persone che parlano al femminile, che parlano di noi e loro, che hanno termini gergali, ser del pan, essere del pane, vuol dire essere uno dei nostri. Ci sono i sodomiti portoghesi di Lisbona del 600, anche loro. Un tizio guarda un ragazzo per strada, l'altro gli fa no di non guardare, ista e feia, questa è brutta, per dire no, non è omosessuale, non ci sta, ista e feia. Abbiamo una taverna del 500 a Venezia, dove la taverniera viene arrestata, purtroppo c'è soltanto la sentenza e non ci sono gli atti, cosa non daremmo per averli, in cui uno dei sodomiti a cui dava ricetto ha un soprannome femminile, si chiamava Ninfa. Abbiamo le testimonianze della polizia del 700 a Parigi, ci sono ormai tesi di laurea così, con tutti gli interrogatori delle mosche, degli spie che andavano a parlare con questi sodomiti per incastrarli, in cui queste persone si danno il femminile tra di loro e si chiamano sorelle, e anche qua hanno questa distinzione tra loro e noi. Come possiamo negare l'esistenza di un'identità in questi casi? La mancanza di un riconoscimento di un'identità non è un fatto descrittivo, ma prescrittivo. Noi abbiamo un caso enorme, e qui mi avvicino alla fine, che è quello di Tommaso d'Aquino, che è per eccellenza la base della prescrittività cattolica, perché nel 1876, non mi ricordo esattamente quanto, con una bolla papale il suo pensiero è stato proclamato pensiero ufficiale, base ufficiale del pensiero morale cattolico. Quindi più prescrittivo di così non si può. In più era domenicano e la sua Summa fu usata come base dall'Inquisizione per secoli. Tommaso fa una distinzione fra atti contro natura, che sono quelli non procreativi in genere, e atti sodomitici. La differenza tra uno e gli altri è che gli atti sodomitici sono quelli che avvengono senza fini di procreazione tra individui dello stesso sesso, maschi o femmine, mentre gli atti contro natura sono gli atti non procreativi, per esempio il rapporto anale tra un uomo e una donna. Questo tipo di descrizione, che è chiarissima e nettissima, non è una cosa che è rimasta nei libri di Tommaso d'Aquino, ma è stato applicato anche, io questo ve lo devo leggere, nei testi dei Domani, vabbè non ve lo trovo, per esempio c'è un testo che si chiama Aurea Armilla, ci sono dei testi domenicani del 5-600 in cui si racconta di quali possono essere le fattispecie su cui va interrogato il re o l'accusato, che deve specificare molto chiaramente come li ha compiuti, perché non basta dire è stata fornicazione, deve specificare: l'ha fatto con una donna non sposata, allora è anche adulterio; l'ha fatto con la forza, allora è stupro; lo ha fatto con una religiosa, allora è sacrilegio.
lo ha fatto con una donna, ma pensando a un uomo mentre stava facendo sesso, allora è sodomia. A questo punto, l'idea secondo cui la sodomia del passato è un puro atto è completamente sbagliata, perché i nostri antenati riescono a concepire l'idea che la sodomia sia il rapporto tra due persone dello stesso sesso fatto con il desiderio della persona dello stesso sesso. Tra l'altro c'è un testo, la Summa Benedicti, che Michel Foucault cita molte volte nei suoi testi, che fa esattamente questo tipo di ragionamento, perché è un ragionamento che vediamo fare più volte, dicendo quando si interroga il penitente bisogna fargli specificare le circostanze, perché se ha fatto sesso pensando a un maschio, allora quello è peccato di sodomia, anche se era un rapporto sessuale tra un uomo e una donna. E il fatto che Michel Foucault non abbia visto un testo che ha citato 40 volte nei suoi scritti mi rende lecito parlare di punto cieco, qualcosa che non si riesce a vedere anche se è proprio davanti ai tuoi occhi. E si può concludere che così posso concludere? Direi di concludere qua a questo punto, perché se ho finito il tempo l'ho finito. Va bene, ok. Grazie.